In Emilia-Romagna le persone con oltre 65 anni di età sono circa 1 milione, una popolazione che invecchia ha bisogno di un sistema di cure ed assistenza integrato che assicuri una buona qualità della vita. Per questo nella programmazione dei servizi si è tenuto conto dei bisogni assistenziali che può esprimere questa ampia fascia della popolazione. Anche in provincia di Modena i servizi sanitari e socioassistenziali sono organizzati in rete. Proprio di questo si è parlato lo scorso 27 febbraio a Bonporto nel corso del terzo incontro del ciclo Famiglie e Demenza. Ancora una volta è stata sottolineata l'importanza della figura del medico di famiglia quale primo riferimento per l'anziano con problemi di salute. Conoscendo infatti il paziente da tempo, è proprio il medico di famiglia per primo spesso a consigliare una visita specialistica dopo la segnalazione da parte dei familiari di problemi di demenza in un proprio caro. Si apre quindi per l'anziano un doppio fronte su cui agire. Da un lato la visita presso uno specialista del consultorio psicogeriatrico che potrà elaborare per il paziente un piano assistenziale personalizzato che va dalla cura farmacologica all'assistenza sociosanitaria. Dall'altro un'assistenza di tipo sociale e in questo caso sono diversi i servizi messi a disposizione dall'azienda sanitaria coordinati dal centro di ascolto. Si va dal centro diurno, struttura che accoglie gli anziani e crea per loro programmi di riabilitazione e socializzazione per diverse ore al giorno secondo programmi specifici, all'assistenza domiciliare con attività assistenziali svolte presso la casa dell'anziano. Accanto a questi due servizi ne esistono altri, poi, che accolgono il paziente in caso di periodi di difficoltà della famiglia, le case protette e le residenze sanitarie assistenziali. Tutti questi servizi, come è stato illustrato nel corso dell'incontro di Bonporto, sono presenti anche sul nostro territorio. La rete dei servizi è la rete in specifico proprio per il servizio per gli anziani. In particolare si cerca di fare dei progetti maggiormente specifici proprio per chi è affetto da demenza, cercando di calibrare proprio rispetto alla situazione di livello di non autosufficienza, di problemi comportamentali, del deficit cognitivo che queste persone hanno, cercando di calibrare per rendere più idonei questi servizi, ma rientrano appunto nella rete dei servizi sociosanitari alle persone anziane comunque. Si cerca di dare tutti i servizi di qualità abbastanza elevata, a partire dai centri diurni, a partire dalle case protette, dall'RSA stessa, quindi dalla residenza sanitaria assistenziale, dalle assistenze a domiciliare che viene fornita dai comuni e che passerà in questo periodo all'azienda sanitaria, cioè si cerca di fare in modo che tutto il livello della rete dei servizi sia di alta qualità. Per venire incontro alle spese che i familiari devono sopportare nella cura del proprio caro sono diversi gli strumenti che regione e comuni mettono a disposizione, dall'assegno di cura alla richiesta di invalidità. Di grande importanza è poi, lo ricordiamo, l'apporto delle associazioni di volontariato del territorio che affiancano il lavoro dei servizi sociali, in particolare per quanto riguarda le ore di sollievo per i familiari e la creazione di gruppi di autoaiuto.